Questa mattina ci siamo incontrati con ANAS, assieme al Presidente del Parco, l'assessore Morotti e il Comandante della Polizia Locale Mistini, e abbiamo ribadito quelle che sono le volontà dell'amministrazione comunale, le aspettative, insomma, dell'amministrazione comunale, che avevamo in qualche modo esplicitato attraverso una delibera di giunta dei primi giorni di ottobre, dove si chiedevano 7 rotatorie, i sensi unici, e la realizzazione della ciclabile e i corridoi ambientali. E ANAS ribadisce, insomma, che la strada è una strada di sua competenza, dove la priorità è la salvaguardia delle vite umane, ha la priorità un po' su tutto. E nel corso delle discussioni, insomma, una piccola apertura c'è stata data in merito all'apertura di alcuni varchi, soprattutto nella zona del Varco delle Siligate, e noi abbiamo chiesto almeno la realizzazione di un'ulteriore rotatoria, oltre a quella che si trova alla BMW, una rotatoria intermedia tra quella prevista alla concessione della BMW e la rotatoria di Fiorenzuola, quella in alto, insomma, al passo delle Siligate. Abbiamo chiesto la possibilità di far accedere Strada del Picca alla rotatoria di BMW. E in più inizieremo il percorso per declassare la statale in quel tratto lì, perché a quel punto, declassando la statale, le dinamiche possono essere differenti anche rispetto alla realizzazione del progetto relativo alla ciclovia adriatica, che in queste condizioni sarebbe compromesso. Adesso vediamo che cosa ci scriverà ANAS. So che ANAS incontrerà i prossimi giorni anche il comitato che si è formato per andare contro, diciamo, l'ipotesi di realizzazione, no, l'ipotesi, la realizzazione dei guardrail previsti da ANAS, e quindi ci stiamo muovendo in questo senso. Loro mi sembrano molto decisi e determinati a portare avanti quel tipo di progettazione lì, anche perché, ripeto, hanno avuto più volte segnalazioni esposte in merito agli incidenti, all'invasione di corsie. Noi pensiamo, insomma, che il guardrail possa essere un palliativo, ma forse non è la soluzione di tutti i problemi. Noi pensavamo, ripeto, che la riduzione delle corsie, il limite della velocità e il posizionamento di un tutor, che non è un autovelox, ma un tutor che regola la velocità da un tratto che va di almeno di 400-500 metri, in teoria puoi controllare chi va forte in maniera più sicura.